Benvenuti e bentornati a Vivere in Corea del Sud, io sono Mattia ed oggi vi racconterò un po' di storie che mettono a confronto l'Italia e la Corea e nel frattempo cammineremo, passeggeremo insieme in auto per le vie di Daegu, una delle più grandi città della Corea del Sud. Il titolo del video, come avete visto, è I due motivi per i quali non compro da Amazon Italia. E parto subito col dire, senza suspense, che lo trovo scomodo e costoso. Però prima di spiegarvi il motivo, vi argomento un po' tutta una serie di situazioni. Soprattutto vi chiedo di lasciare un mi piace a questo video per far sì che raggiunga più persone. Quindi, prima di parlare di Amazon Italia, parliamo di Amazon e le spedizioni in Corea. Amazon in Corea è entrato da poco in partnership con un altro e-commerce che si chiama Shibilbonka, ovvero Eleven Street, che è un sito su cui fare shopping. Tuttavia, esisteva già da diversi anni, esistevano più di un e-commerce simile a Amazon che funzionava piuttosto bene in Corea e ce n'è uno che funziona ancora piuttosto bene che si chiama Coupang. Quindi è probabile che Amazon non sia entrata nel mercato coreano subito, anche perché c'erano già dei competitors e sebbene Amazon resti un'azienda internazionale, per come funziona la Corea, funzionano molto meglio gli altri servizi. E vi spiego il perché. Innanzitutto, parto col dire che questo Coupang è nato intorno al 2015 e tuttora sta crescendo, è in crescita, delle volte anche al centro di attenzioni mediatiche anche per dei casi di incidenti sul lavoro e nei magazzini, ma anche di cause più gravi che però non coinvolgono solamente Coupang, ma anche altri servizi postali riguardano la morte di persone sul lavoro, anche giovani. Quindi ora io vi racconterò anche il perché ho smesso di comprare online in Corea. Innanzitutto parto col dire che la Corea, sebbene abbia 55 milioni di abitanti, ha una superficie più piccola di quella italiana e soprattutto molte persone tendono a vivere nei grandi centri urbani, perciò i collegamenti sono molto più affidabili, ben collaudati, e quindi se si ordina un qualcosa online oggi, nel 99% dei casi vi arriva il domani, a meno che non si tratti di un materasso o una cucina, ma se si tratta di accessori o comunque qualcosa che non sia estremamente grosso da trasportare, generalmente arriva l'indomani. Quindi quasi la maggior parte di tutto, abbigliamento, oggettistica, videogiochi, accessori per la casa di medie e piccole dimensioni, si tratta di un mobiletto, sì, i materassi magari già un po' più peculiare, o anche le biciclette possono arrivare l'indomani. Comunque sia, quando io sono arrivato in Corea, inizialmente non mi è stato facile accedere a questo tipo di servizi perché, sebbene ci sia una grossa pubblicità, e questo lo dico sempre, per far sì che le persone viaggino in Corea, negli ultimi anni, tralasciamo la parentesi Covid, è anche vero che molti servizi in Corea sono fatti ad hoc per i coreani. Tante volte, a meno che non si possieda una carta di credito coreana, un numero di telefono coreano o una carta d'identità coreana, è difficile entrare a utilizzare certi servizi. Amazon in Corea non ha funzionato subito, non è entrata perché ci sono diversi servizi locali che funzionano meglio e funzionano bene. Basti pensare anche WhatsApp che si è utilizzato, ma la prima messaggistica utilizzata è KakaoTalk. Google esiste, ma si usa molto Naver. Google Map è veramente poco affidabile perché la Corea non condivide per filo e per segno i dati con nazioni estere anche per motivi di sicurezza. Vabbè, c'è la Corea del Nord vicina. Ciononostante esiste comunque Kakao Map e Naver Map che sono molto efficaci perché le directory locali sono anche registrate in coreano e quindi sono più efficienti su questi siti piuttosto che su Google. In ogni modo, Amazon è entrata da poco in Corea in partnership con Shibilbonka, Eleven Street, questo e-commerce che esisteva già da diversi anni, ma nello stesso tempo, negli ultimi 5-6 anni, si è evoluta molto Coupang. Una delle prime frecce che ha sparato Coupang per accaparrarsi più clienti è stato anche un servizio chiamato Rocket Pesong, ovvero se tu
paghi prima della mezzanotte, compri prima della mezzanotte, l'articolo ti arriva l'indomani. Prima era un servizio gratuito, piano piano è diventato con una tariffa fissa al mese di pochi euro, che se tu hai questo tipo di servizio puoi fare sia Rocket Pesong ma anche Rocket Fresh, che tante volte si consegnava al primo mattino con delle borse frigo riutilizzabili del cibo fresco. E il servizio prevede che ti viene portato questo zaino, diciamo, frigorifero, borsa frigo, che tu utilizzi, prendi quello che ti serve e poi la lasci davanti alla porta e il corriere viene a riprenderle. Per quanto riguarda l'assistenza del servizio clienti, in Corea c'è un servizio per la soddisfazione del cliente che tante volte viene anche abusato dai clienti stessi, e ciò causa anche danni alle aziende, perché non tutti sono, diciamo, educati o hanno senso di civiltà. Ciononostante, c'è molta più civiltà che in Italia, perché la comodità di ordinare un qualcosa online in Corea è che ti arriva velocemente, e soprattutto, anche se non sei in casa, e questo è fondamentale, te lo possono lasciare davanti alla porta e hai la certezza che non ti viene rubato, perché ci sono veramente poche persone che fanno questo genere di cose. Quindi per me, che compravo in Corea, era ok, mi serve una cosa, guardo su internet, ok, non mi va di andare al negozio, forse la pago anche un po' di più su internet, non è detto che debba essere conveniente, o magari può essere anche conveniente, però mi arrivo a casa. Se ci sono o non ci sono, sto tranquillo che la sera torno e posso recuperare il mio pacco. Questa cosa, per esempio, in Italia non c'è. Esiste ultimamente la cosa del utilizzare un centro, diciamo, di raccolta nelle vicinanze e andarsi a prendere il pacco quando si sa che è arrivato, però anche lì lo trovo scomodo, perché allora non è la comodità di ricevere un qualcosa a casa. Sì, sicuramente è più comodo che rimanere inchiodati tutto il giorno a casa per giorni col pacco in consegna e poi non vederlo consegnato, come succede sempre in Italia. Però ecco, c'è una differenza in Corea. Per questo motivo, che è un servizio molto ben erogato, è anche vero che ciò è causa di stress per i lavoratori locali. Infatti, sebbene i corrieri debbano lavorare magari tra le 8 e le 18, 9 e 18, tante volte succede che, siccome ci sono così tanti pacchi perché la gente compra veramente tantissimo online, questi corrieri debbono andare al lavoro 3-4 ore prima, quindi 4-5 del mattino, per caricare i camion e poi iniziare a fare le consegne, per poi finire anche in tarda serata, perché c'è così tanta merce da consegnare che tante volte non si va in tempo a finire nell'arco dell'ora di lavoro, e quindi ci si ritrova a fare turni extra, possibilmente non pagati, e anche avere problemi fisici. Infatti, siccome hanno iniziato a stare male, a perdere la vita anche alcuni corrieri, alcuni lavoratori, le aziende, per tutelarsi, hanno fatto delle regole che prevedono l'emissione di un messaggio al proprio lavoratore e dire: se non consegni entro le 18, no, se non, cioè, il tuo turno finisce all'ora X, se continui è tua responsabilità. Però allo stesso tempo c'è un'altra clausola che prevede che se una persona non finisce la propria consegna durante l'arco della giornata debba pagare delle penali, e quindi magari si trova lo stipendio ridotto, o magari dover pagare delle penali per il disturbo del dover consegnare il tutto l'indomani. Quindi per questo motivo ho iniziato a comprare meno online, anche sia per non dare disturbo ai lavoratori, che comunque fa parte del loro lavoro, però magari, ecco, sotto sotto stare un po' con la coscienza più a posto, del tipo: ok, tutti ordinano ma io non gravo su questo sistema, magari qualcun altro farà come me, se posso evitare vado a comprare online, vado a comprare di persona. E poi anche diciamo, perché ho notato che, avendo la comodità di ricevere tutte le cose a casa, si tende a spendere anche molti più soldi del normale in Corea. Qualcuno di voi si ricorderà una mia storia su Instagram in cui vi mostravo una busta appesa alla mia porta, perché un giorno, siccome c'è anche la possibilità di farsi dare un rimborso e far venire il postino a casa a prendersi le cose, anche se tu non sei in casa, quindi lasciare il pacco davanti alla porta, o a una busta alla porta, un giorno, avendo fatto questo servizio di Bampum, che significa riconsegna e Hanbul rimborso, mi sentivo un po' in colpa, perché avevo visto nel recente periodo diverse news di cronaca che vedevano operatori di questi servizi sfiniti, o alcuni appunto anche che avevano perso la vita, e quindi ho lasciato un integratore di vitamine, una bevanda di integratore di vitamine, con un bigliettino di incoraggiamento per il servizio postale. Ora, non so, è una cosa che
l'ho fatta perché sono io o perché con lo stare in Asia mi è venuto un senso più di collettività o entrambe le cose, fatto sta che nell'ultimo anno in Corea, nonostante la comodità di ordinare a casa, ho ridotto molto l'utilizzo dello shopping online rispetto a quello che facevo negli anni precedenti. Avendo avuto modo di vivere con questo tipo di servizio dove tu ordini e la merce ti arriva comodamente a casa, nel vero senso della parola, senza che tu debba stare tutto il giorno chiuso ad aspettare che arriva e poi non arriva, e soprattutto grazie alla comodità e alla velocità, quando sono arrivato in Italia sono rimasto scioccato. Ho provato Amazon Prime una volta, e quando ancora non c'era la tariffa fissa, pagando un tot in più su una spedizione per avere un servizio più veloce, e questo pacco mi è arrivato dopo 10 giorni, dopo tante segnalazioni. Non sono mai riuscito ad entrare in contatto con il postino o con i corrieri, e ovviamente Amazon fa che ti prende le segnalazioni ma non cambia più di tanto, meglio si cerca di cambiare, però mi rendo conto che la superficie italiana sia più estesa e più grande di quella coreana, e quindi sia difficile servire tutti allo stesso modo. Quindi magari in un paesino più piccolo della Calabria, per quanto vicino all'autostrada, non vogliono passare tutti i giorni, ci si affida ai privati eccetera, e quindi mi ero trovato male perché l'avevo usato un paio di volte, però era sempre che facevano finta di passare ma poi non passavano, oppure arrivavo dopo 10 giorni, quindi perdevo giornate intere con la col coso mo arrivamo spunta. La seconda volta che l'ho provato è stato a Milano, e questa volta il servizio di Amazon Prime ti dà la possibilità di provarlo gratis e, se sei soddisfatto, continuare. Purtroppo però anche a Milano, nonostante ho fatto il compra ora e ricevi domani, ho ricevuto dopo 14 giorni, mi hanno inchiodato anche nel weekend a casa dicendo sì, no, noi consegniamo anche il weekend, risulta in consegna, non ti preoccupare, poi risultava in consegna, poi è ritornato per qualche motivo che non si è mai saputo al magazzino e poi è tornato dopo oltre una settimana. Nel frattempo ho già fatto diverse segnalazioni a più operatori perché mi dicevano che mi aggiornavano e poi sparivano, ed in più alla fine non l'ho accettato perché mi era stato spiegato che se facevo rimborso potevo decidere se poi ricevere la merce e pagarla quando mi arrivava o rimandarla indietro, e quindi l'ho rimandata indietro con la promessa di non utilizzare più questo servizio, dove tra l'altro, per tornare al punto numero 2 del costoso, rispetto alla Corea l'ho trovato più costoso perché comunque c'è tariffe più alte, i prezzi in euro sono più alti, e poi probabilmente sarà tutto un problema legato al commercio internazionale e la logistica, perché magari in Corea, essendo più vicino alla Cina ed essendo la maggior parte delle cose provenienti dalla Cina, magari c'è più merce nello stock e soprattutto è più facile che le cose arrivino in tempi brevi, fermo restando che quando tu ordini una cosa è già nella Corea, in Corea al massimo c'è scritto Hewe Baesong, che significa spedizione internazionale, allora in quel caso ti dice che ci possono volere 7 giorni, 10 o giù di lì, anche 3, tante volte anche dall'estero arriva in pochi giorni comunque, perché ovviamente una nave o un aereo che arriva dalla Cina alla Corea ci mette molto meno che una nave che fa tutto il giro per arrivare in Europa. Quindi per questi motivi trovo Amazon in Italia scomodo, è costoso, che probabilmente la domanda della merce è diversa, la quantità delle merci che arrivano sono diverse, le tempistiche e la durata del viaggio è diversa, quindi ci può anche stare. Però ecco, ho visto anche un aspirapolvere che ho comprato su Amazon proprio a distanza di qualche giorno al supermercato, uguale costare 10 euro in meno, quindi lì ho pensato la comodità, 10 euro no, ma 8 euro sì, se non ricordo male. Quindi che cosa impariamo da questo? Che in Italia c'è una mentalità sul lavoro diversa. Io non esigo che il corriere muoia consegnandomi il pacco, però ho notato che c'è molta superficialità. C'è la comodità che fornisce Amazon di far consegnare il pacco da qualche parte nelle vicinanze, che magari è aperto 24 ore su 24, però anche lì non è comodo se non lo ricevi tu. Certo, a livello di emissioni di CO2, forse piuttosto che fare troppi giri, metterlo lì è anche più, diciamo, ottimo per l'inquinamento, la riduzione dell'inquinamento. Una cosa che però ho notato è che comunque il servizio ai clienti in Italia per ora rimane pessimo, e soprattutto molti italiani, abituati al fatto che comunque le cose non funzionino, lo accettino dicendo vabbè sì, si sa che non funziona, questo è triste.
Nel frattempo, se non l'avete ancora fatto, vi invito a lasciare un mi piace, fatemi sapere con un commento la vostra opinione, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, un saluto e al prossimo video. Ciao!